partenariato è composto da noi del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università Federico II, in particolare gruppo di zooculture, cioè noi ci occupiamo di allevamento di polli, conigli, insomma piccole specie in generale, e l'altro nostro partner è un'azienda cunicola della provincia di Avellino. In pratica la nostra idea è nata su diciamo un progetto che noi stiamo portando avanti da tempo, perché da sempre noi ci siamo occupati dell'allevamento del coniglio, in modo particolare, che nella nostra regione insomma ha sempre avuto una certa importanza e che però purtroppo sta subendo un forte declino negli ultimi anni per varie problematiche, certamente economiche, ma anche legate un po' come dire ad una disaffezione del consumatore nei confronti di questo tipo di prodotto. Stiamo diciamo già muovendo i primi passi, nel senso che stiamo sperimentando già delle forme di allevamento alternative, le chiamiamo, che siano appunto più vicine al benessere degli animali, quindi al di là del classico allevamento in gabbia, anche allevamenti diciamo a terra, in condizioni come dire particolari, aggiungendo degli elementi anche di arricchimento ambientale, cioè qualcosa in più all'interno dell'area di allevamento che possa fare in modo che gli animali esprimano appieno il loro repertorio comportamentale e che quindi si trovino in una condizione di benessere. Il nostro obiettivo è proprio questo: migliorare, studiare diciamo tutte le soluzioni possibili sia nell'allevamento alternativo ma anche nell'allevamento convenzionale, perché poi comunque l'allevamento intensivo serve, per quanto ci possa piacere quello alternativo, ma se siamo tanti sulla terra certamente dobbiamo dare la possibilità a tutti di poter accedere a certi prodotti. Quindi il nostro progetto è proprio quello di migliorare, individuare insomma delle tecniche di allevamento diverse, innovative, per poter migliorare il benessere degli animali, non ultimo, e questo è sempre un mio pallino perché io sono un amante della tecnologia, anche diciamo poter sviluppare applicazioni, insomma qualcosa per cui tramite da remoto, quindi da un cellulare, da un qualsiasi dispositivo, si possa avere un controllo della situazione diciamo nell'allevamento, dei parametri ambientali, insomma di tutto quello che può servire proprio perché il benessere degli animali sia rispettata appieno, e anche la salute chiaramente, che poi è una conseguenza di tutto. Gli animali certamente, noi ci auguriamo diciamo che sia così, anche perché comunque al di là delle tecniche di allevamento c'è anche un altro obiettivo, che è quello sicuramente di diciamo limitare o annullare completamente l'uso di antibiotici nell'allevamento, e quindi certamente per gli animali, ma ovviamente il fine ultimo è quello di un beneficio per l'uomo. Al di là della qualità del prodotto che noi intendiamo migliorare, l'eliminazione degli antibiotici è comunque diciamo un traguardo necessario da perseguire, perché sappiamo oggi si parla tanto di antibiotico resistenza, insomma di batteri che causano morte proprio perché non ci sono strumenti adeguati per poterli combattere. Quindi certamente noi ci auguriamo, quantomeno insomma speriamo, che di poter dare un minimo contributo diciamo a questo a questo obiettivo. C'è più di un beneficio per noi cittadini quando si investe nello sviluppo rurale. Investiamo per questo.